Buongiorno a tutti e bentornati all'appuntamento quotidiano con Mattina CISL. È appena iniziato in Senato il discorso del Presidente del Consiglio, Enrico Letta, per ottenere la fiducia dalle Camere e permettere così al suo governo di andare avanti. Quella che si respira comunque oggi in Italia è un'aria particolarmente pesante. Quella di ieri sera è stata una delle nottate più lunghe e tese della storia politica, sociale ed economica della nostra Repubblica. Una nottata, così come tutta la giornata di ieri, caratterizzata da fitti incontri, scontri e telefonate, luci accese fino all'una di notte sia a Palazzo Chigi che a Palazzo Grazioli, con Berlusconi che ha deciso di dar vita ad una linea particolarmente dura, la sfiducia al governo Letta, Alfano che invece propende per votare la fiducia, appunto, al Presidente del Consiglio. C'è rischio scissione all'interno del partito fondato e voluto dal cavaliere Silvio Berlusconi. Intanto Letta, forte dell'appoggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e soprattutto di Renzi, che si è detto favorevolmente ben disposto ad un Letta bis, rimanda al mittente le dimissioni dei ministri del PDL non accettandole. Ci chiediamo come finirà. Questa domanda la rivolgiamo al nostro ospite in studio, il segretario generale della CISL Scuola, Francesco Scrima, oggi ospite di Mattina CISL. Buongiorno. La domanda è da 10 milioni di dollari, come finirà? Noi ci auguriamo, speriamo che finisca bene, che i parlamentari abbiano un sussulto di dignità, che abbiano un sussulto di responsabilità nei confronti del paese e del destino di questo paese. Come hai detto nella presentazione del programma, viviamo uno dei momenti più pesanti, Anche più critici. tristi, più critici della storia della Repubblica. Perché più critici rispetto ad altri momenti che il paese ha vissuto? Perché oggi il paese, essendo collocato in un contesto internazionale, da un punto di vista economico e da un punto di vista politico, questo paese non si può consentire, non si può permettere di fare scelte che consegnerebbero la gestione, la direzione, la gestione politica ed economica del paese ad organismi internazionali. E tutti gli sforzi finora compiuti da pensionati, da famiglie, da Tutti. lavoratori, che fine faranno adesso? Se non ci sarà un atto di responsabilità in Parlamento nel sostenere la continuità del governo, tutti i sacrifici che hanno pagato e che abbiamo pagato, i soliti noti, sfumeranno e svaniranno e consegneremo questo paese all'Unione Europea, alla BCE e al Fondo Monetario Internazionale, con tutte le conseguenze che ne ricaveremo, sia da un punto di vista dell'autonomia politica, sia da un punto di vista dell'autonomia economica o finanziaria, sia da un punto di vista della coesione sociale. Perché se questo paese fino ad oggi non ha debordato rispetto ai limiti e ai confini della praticabilità democratica, lo si deve ancora una volta al sindacato confederale che ha saputo tenere e contenere nei binari corretti della democrazia tutti i problemi, tutte le sofferenze e tutta la disperazione della gente. Ecco perché necessita oggi un grande senso di responsabilità. Perché? Perché ne ha bisogno il paese. I dati che hanno pubblicato, il superamento del 40% della disoccupazione giovanile, il superamento del 12% della disoccupazione rischiano di mettere in una condizione di drammaticità questo paese. Bisogna superare l'oggi e guardare al domani, altrimenti il paese non ce la farà con le conseguenze che tutti possiamo immaginare. Sono tante le
le riforme che questo governo sta cercando di attuare. Per quanto riguarda la scuola, c'è un decreto in fieri. Cosa ne sarà? Siamo molto preoccupati perché proprio questa settimana il decreto iniziava il suo percorso di conversione in Parlamento. Un decreto sul quale noi abbiamo dato una valutazione positiva. Innanzitutto perché è il primo decreto sulla scuola che non porta tagli e questo già è un fatto rivoluzionario nel comparto scuola. È un decreto che va ad affrontare, senza la presunzione di risolverle completamente, perché i problemi della scuola sono problemi che si accumulano da anni, ma è un provvedimento che possiamo schematicamente dividere in tre parti. Una parte è quella che riguarda il welfare dello studente, attraverso l'erogazione e il finanziamento di borse di studio, il finanziamento del diritto allo studio, che in un momento di forte crisi economica, di grandi sofferenze delle famiglie italiane, cerca di andare incontro ai loro problemi anche con i provvedimenti sull'editoria, sul comodato d'uso dei libri. L'altro è l'intervento che riguarda le istituzioni scolastiche con ulteriori 400 milioni per quanto riguarda l'edilizia scolastica, che è vero, sono una goccia nell'oceano, che noi sappiamo perché mettere a norma e sistemare il nostro patrimonio edilizio, da un'audizione fatta in commissione all'allora commissario della Protezione Civile, servono più di 12 miliardi. Però è un segnale di attenzione per iniziare un percorso, perché avere una scuola sicura è la prima esigenza che le famiglie chiedono. L'altro versante del decreto va indirizzato nei confronti del personale e lì è stata accolta una richiesta, una forte richiesta fatta dalla CISL Scuola, ma anche dalle altre organizzazioni sindacali, con il reiterare il provvedimento triennale di stabilizzazione del personale, sulla falsariga di quello che avevamo concordato col precedente governo, che ha portato alla stabilizzazione di 104.000 unità di personale. Quindi il ripristino del piano triennale per dare la possibilità di stabilizzare il lavoro per chi ci lavora da tanti anni, ma nello stesso tempo per garantire e assicurare l'organico, che è la risorsa indispensabile per il funzionamento della scuola in termini di continuità. Accanto a questo, un provvedimento fortemente voluto dalla CISL Scuola, che è quello della stabilizzazione degli insegnanti di sostegno, un tema molto delicato, un tema molto sensibile, perché non potevamo consentirci più ogni anno di nominare quasi 40.000 supplenti, e siccome i destinatari di questo insegnamento sono gli alunni diversamente abili, dove la continuità didattica, la continuità della figura del docente è elemento indispensabile nel processo educativo e formativo, è stata accolta questa richiesta, che noi riteniamo che sia una richiesta molto utile alla scuola, molto utile ai destinatari e anche utile al personale che da anni lavora. Tanti sono i precari che si contano nel pubblico impiego, tantissimi quelli presenti nella scuola. Il problema del precariato, più che un problema di comparto, è diventato un problema fortemente sociale. La scuola, purtroppo, in tema di precariato possiamo considerarla una porta bandiera, perché i problemi del precariato della scuola vengono da anni. Possiamo datarla quando c'è stata la scuola di massa, la scuola aperta a tutti, e quando la scuola come istituzione non aveva la disponibilità di un organico per rispondere. Quindi ce lo trasciniamo da anni. È un problema che abbiamo affrontato e continuiamo ad affrontare, fermo restando una considerazione che noi dobbiamo fare. Nella scuola ci sono quasi 700.000 posti in organico di diritto, quindi 700.000 posti di docenti. Noi dobbiamo sapere che c'è una graduatoria ad esaurimento che ha il diritto al 50% della disponibilità di posti, che dopo tutte le immissioni in ruolo è arrivata a 164.000.
accanto a questa graduatoria. 50% graduatoria ad esaurimento e 50% concorso. Ai concorsi. Sì, addito al 50% dei posti disponibili. L'altra parte di precariato è formata da quella che tecnicamente si chiama seconda e terza fascia, che si aggira attorno ai 240-270.000 unità di personale. Se facciamo la somma ci troviamo attorno ai 350.000-370.000. Questa è una partita molto grossa. Oggi è diventato più complicato il percorso e il processo di stabilizzazione nella scuola e quindi bisogna fare qualche riflessione in più per vedere come il personale della scuola possa essere utilizzato, possa chiedere opportunità lavorativa anche in altri ambiti che rientrano comunque nel grande contesto dei processi educativi e formativi. E a tale proposito c'è chi incomincia a parlare di meritocrazia anche per quanto riguarda gli insegnanti, cioè un insegnante dovrebbe percepire uno stipendio più alto diverso da un collega in base a quello che sa e soprattutto a come lo sa comunicare ai suoi alunni. È giusto secondo il sindacato questo procedimento? Potrebbe essere adottato? Se sì, come? Ma intanto è un problema che viene posto male, viene posto dai non addetti ai lavori, perché tutti parlano di merito ma nessuno entra nel merito della questione. Meritocrazia è una parola brutta, va bene? È una parola su cui bisogna riflettere. Non è il riconoscimento professionale del personale della scuola, non è un sistema di erogazione di premi e castighi, è lì l'errore. Noi dobbiamo partire da un paradigma. Noi dobbiamo istituire in questo paese, attivare la cultura della valutazione. Noi abbiamo necessità di avere un sistema nazionale di valutazione. Ecco perché noi come CISL abbiamo difeso il ruolo e il compito dell'Invalsi, che non serve, come dice qualcuno, per valutare l'insegnante, che non serve perché attraverso la valutazione degli apprendimenti si valuta conseguentemente il lavoro degli insegnanti. È la cosa più sbagliata di questo mondo. Infatti la meritocrazia era legata proprio a... La meritocrazia è una concezione ideologica su cui possiamo fare tante riflessioni, perché poi lì si comincia a dire il merito è di destra o di sinistra, perché quando poi non si vogliono affrontare i problemi. Il riconoscimento del merito, dell'impegno, del lavoro e dell'intelligenza è quello che una persona, un ragazzo si porta appresso per fare riconoscere ciò che dà e ciò che possiede. Quindi non è un problema, dobbiamo trovare la strada e si può percorrere questa strada attraverso un percorso che sia condiviso e partecipato. Quindi sistema nazionale di valutazione, valutazione degli apprendimenti, si valutano gli apprendimenti dell'alunno per paragonarli, per confrontarli, perché valutare non significa giudicare, valutare significa conoscere e conoscersi, attraverso questa conoscenza poi si attivano i percorsi, ma non per andare a valutare, è giusto, ce lo chiede anche il mondo del personale della scuola che ognuno abbia riconosciuto l'impegno, il lavoro, la fatica. Dobbiamo arrivare ad attivare per qualcosa perché è anche un atto di giustizia. Però questo percorso non deve stare a giustificare e a motivare i disfattisti, quelli che dicono che la scuola è allo sfascio, quelli che dicono che gli insegnanti sono buoni a nulla. Perché noi abbiamo delle ottime pratiche educative. La nostra scuola non è allo sfascio. Così come abbiamo tanti e tanti buoni insegnanti che non fanno notizia naturalmente, fanno notizia l'incidente di percorso o il caso come sostiene qualcuno. Guardate che quando si valuta il lavoro di un insegnante bisogna considerare diverse variabili. Perché? Perché qualcuno paventa con la meritocrazia di valutare l'insegnante sulla base dei risultati degli alunni e naturalmente non è la stessa cosa insegnare a Centocelle che insegnare ai Parioli. Quindi ci sono variabili di cui tenere conto, uno è l'elemento motivazionale del ragazzo, l'altro è l'ambiente di apprendimento, dove si insegna, che scuola ho, con quali laboratori, con quale apparato tecnico.
L'altra motivazione, l'altro elemento, l'altra variabile è il background familiare del ragazzo, da dove viene, da dove proviene, cosa porta appresso, quanto impegno in più richiede alla scuola attivare il percorso, che la nostra è la scuola della Costituzione, è la scuola di tutti e di ciascuno, quella che deve portare, non abbiamo bisogno di talenti, abbiamo bisogno di elevare il livello dell'istruzione, perché pochi talenti, senza con questo critico, dobbiamo favorire, va bene, più talenti possibili, ma nello stesso tempo e contrariamente ricordiamoci che la nostra scuola, oltre a garantire conoscenze, capacità e competenze ai ragazzi perché poi si possono inserire in un mercato del lavoro diventato complicato e difficile, la nostra è la scuola dell'inclusione, la nostra è la scuola dell'educazione alla partecipazione democratica e ai valori di democrazia e di tolleranza, è la scuola del cittadino e questo lavoro, questo percorso purtroppo lo fa solo la scuola alla quale viene delegato di tutto e di più, senza riconoscerne financo l'impegno e la fatica. Bene, io ringrazio il segretario generale della CISL Scuola, Francesco Scrima. Grazie per essere stato nostro ospite. Vi ricordo che Mattina CISL torna domani alle 10 e vi invito a seguire le notizie del TG CISL questo pomeriggio alle 17 con gli aggiornamenti riguardanti la delicata situazione politica in cui versa il nostro Paese. Grazie a tutti per averci seguito, buon lavoro e buona giornata.